sono due le mostre fotografiche ancora visitabili ad Adana Lucana nell'ambito di Archivio Adana. Le mostre saranno aperte dal giovedì alla domenica, dalle 16.30 alle 19.30, fino al prossimo 29 settembre. All'interno della Schifa, un edificio nel centro storico di Adana Lucana, riqualificato con i fondi di Archivio Adana, in occasione dell'evento Tarata Zoom, è stata allestita una mostra dal titolo A.A. Tetenana, un'indagine visiva sui giorni della festa realizzata dagli 11 studenti e studentesse dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino, a conclusione della loro residenza artistica ad Adana Lucana. Gli studenti hanno utilizzato la fotografia come strumento per esplorare i segni, le tracce, le superfici e il tempo legati al tempo della festa. I lavori esposti sono il risultato di un'indagine che ha interessato la festa del pane, la terra mi tiene, il ballo delle cinte della festa di San Ciro, gli spazi contemporanei delle feste, sala da ballo e sala ricevimento disseminate nel territorio atenese, le acconciature delle signore, delle ragazze e delle bambine che si fanno belle per un matrimonio, una serata in discoteca o per una festa di compleanno. Infine, un focus dettagliato è stato dedicato agli oggetti della festa. La mostra è curata da Archivio Adana e Isia, Alessandro Imbriaco e Luca Capuano, con il coordinamento artistico di Mario Cresci e in collaborazione con la Proloco Atena Nova. La seconda mostra è intitolata Forma Storia, cura di Nunzia Pallante, allestita presso la chiesa di San Nicola. La mostra è il risultato del laboratorio di ricamo e cucito per realizzare un lenzuolo collettivo di storie di famiglia, ma ospiterà anche altri lavori di Nunzia Pallante condotti insieme alle signore dell'Officina del Cucito di Adana Lucana, una narrazione visiva che parte dalla tecnica del collage per giungere al disegno fino all'imbastitura e al ricamo.